Quasi 60 kg di rifiuti tra plastica, polistirolo, reti da pesca gonfiabili e ingombranti, e dalle acque del fiume Pescara spunta anche un aspirapolvere. Questo è il bilancio della seconda edizione della gara di pesca alla plastica, iniziativa promossa da Assonautica Pescara Chieti in collaborazione con il porto turistico Marina di Pescara, andata in scena nelle acque del fiume del mare del capoluogo adriatico. Una trentina le imbarcazioni tra barchi a vela, motore e gommoni con i relativi equipaggi composti da adulti e tanti bambini che hanno mollato gli ormeggi per andare a pesca di rifiuti dalla parte del mare e del fiume. Il presidente Assonautica Chieti Pescara, Francesco Di Filippo. Una grande festa di sensibilizzazione e di partecipazione a questo che è il problema, uno dei problemi più importanti dell'inquinamento dell'ambiente marino, qual è la plastica, ma comunque più complessivamente i rifiuti. Una manifestazione che ha avuto un grosso riscontro di gradimento e anche di partecipazione da parte di tanti diportisti, più di 30 le imbarcazioni iscritte, ma soprattutto piace ricordare il patrocinio della Commissione europea e l'evento è stato inserito infatti nel European Maritime Day, quindi la giornata marittima europea, nel calendario degli eventi che sostengono e coinvolgono le popolazioni alla problematica dell'inquinamento del mare. Il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Pescara, della Direzione Marittima, della Camera di Commercio di Pescara. L'evento abbiamo realizzato insieme alla Marina di Pescara che sta anche ponendosi come esempio di sostenibilità anche in Italia, infatti un progetto pilota anche in tal senso. Nel Pacifico c'è il Garbage Patch, è una grande isola di plastica di 1.600.000 km2, due volte la Francia. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, plaude all'iniziativa di Assonautica. Dobbiamo insegnare a tutti che la plastica è veramente dannosa, è un problema culturale, quindi queste iniziative servono tantissimo perché dobbiamo abituare le persone a capire che la plastica deve essere bandita completamente perché sta invadendo i nostri mari, sta invadendo le nostre spiagge e oramai è giunto il momento di eliminarla perché dobbiamo vivere meglio in un mondo più sostenibile e più a misura d'uomo.